Allora, sono appena rientrato a Donetsk, mi sono subito recato nel luogo dell'esplosione, che come vi dicevo è vicino a casa mia. Si tratta di un razzo Tochka-U, un razzo a lancio singolo, sparato dal lato ucraino, precipitato proprio qui nel centro di Donetsk, a due passi dal teatro. Si parla di 20 civili feriti, le immagini che circolano sono molto crude, io ne ho raccolte già qualcuno, ma molte non sono veramente mostrabili perché ci sono persone fatte a pezzi, poi molte persone sono state ferite dai vetri. Qui ci troviamo all'interno di un negozio di barbiere dove è stata ferita una signora dai vetri. Adesso i ragazzi stanno sistemando la finestra, stanno facendo i lavori, vedete? Qui sono saltati tutti i vetri. Veramente un disastro. Il razzo è molto potente, si tratta di 10 volte più potente di un razzo Grad. Questo io lo so che non è il massimo da far vedere. Qui è dove è stata ferita la signora, si parla di veramente persone fatte a pezzi. È una situazione difficile. Io vi l'ho detto fin dall'inizio che quando sono ritornato qui a Donetsk l'atmosfera è completamente diversa rispetto al passato, veramente si respira un'aria diversa, un'aria di guerra pesante, di guerra fratricida e senza esclusione di colpi. Qui non ci sono bersagli militari, non c'è nulla, questo è un luogo dove ci sono solo civili e che dire, io l'ho detto e lo confermo, questa non è guerra, questo è terrorismo. Ok, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti.